Il taglio di 1 miliardo di euro che le province italiane hanno subito con la legge di stabilità del 2015, quindi quella approvata a dicembre, è un taglio insostenibile per le finanze delle province italiane, diciamo delle 100 province per semplificare. Il taglio per la provincia di Avellino è di 12 milioni e mezzo di euro. Questo taglio non consente più di garantire quelli che sono i servizi essenziali che la provincia deve erogare nelle scuole superiori per quanto riguarda tutta la gestione delle scuole superiori, per quanto riguarda le politiche sociali. Non è in grado più la provincia di garantire per esempio la manutenzione delle strade provinciali e inoltre in alcune materie cosiddette delegate che non sono più nelle nostre funzioni, facciamo un esempio, tutta la materia che riguarda la forestazione e soprattutto l'antincendio boschivo che in un periodo così delicato come questo anno in cui appunto abbiamo temperature mai verificate, sia una siccità che perdura da settimane, tutto questo non è più, ripeto, garantito, non può essere più garantito. Questa situazione è insostenibile. Noi facciamo, come dire, tutti insieme come Consiglio Provinciale un appello intanto al Parlamento, nel senso che questo decreto legge è in questo momento nelle commissioni del Senato, in Commissione Bilancio in particolare, perché approvino alcuni emendamenti che sono stati approvati all'unanimità dall'Assemblea delle Province Italiane lo scorso 15 luglio, che ci consentirebbero al 30 settembre di fare i bilanci, riequilibrare i bilanci ed evitare la dichiarazione di dissesto finanziario che sarebbe ancora più drammatica non solo per i servizi ma ovviamente per tutto il personale delle province, perché insomma qui si dimentica che ci sono 20.000 dipendenti delle province italiane che evidentemente non possono andare tutti in pensione perché non hanno tutti i requisiti per andare in pensione con la pre-Fornero.